di ritorno da Lucca, appena tornati subito al lavoro, con tante nuove belle conoscenze, siamo riusciti a dar fastidio, a infastidire forse qualcuno. Però dobbiamo ringraziarli, ringraziamo prima di tutto perché veramente ci hanno accolto a braccia aperte. Esatto. Tutti quanti, abbiamo avuto una disponibilità che non mi aspettavo quest'anno. Esatto, ci hanno veramente regalato minuti preziosi nonostante i tanti giorni passati in fiera, che credo che sia un grande sacrificio. Esatto. Oggi vedrete un video dove effettueremo, diciamo, delle interviste ad autori e editori. L'idea è semplicemente fare un video diverso dagli altri, un video, diciamo, dal dietro le quinte. Esatto. Cosa c'è dietro all'idea di un autore, cosa c'è dietro a un progetto di una casa editrice, semplicemente questo. Per captare quella particolarità che un giocatore leggendo il regolamento non potrà mai conoscere. Nel video avrete chiaramente la possibilità qui sotto in descrizione di skippare il video e quindi passare alle varie case editrici che più vi interessano, se non volete ascoltare tutte quante le interviste. Esatto, quindi andiamo a vedere questa carrellata di video e ci vediamo prossimo anno, riusciremo a fare un altro report, speriamo. Anzi, per Modena. Modena Play. Allora, eccoci qua con Emanuele della Fever Games. E niente, allora, ti facciamo semplici domande. Innanzitutto i complimenti per Topiary e Welcome To, che credo stia andando abbastanza bene. Inizia a farsi conoscere, quindi prende piede, sì, grazie. No, noi l'abbiamo apprezzato parecchio. Volevamo chiederti anche di Architetti, la grande, diciamo, uscita di questo Lucca per quanto riguarda proprio voi. Proprio all'ultimo giorno di Lucca. Come nasce più o meno l'idea di Architetti? Allora, Architetti nasce abbiamo sempre avuto una grande stima per la Garfield Games, dalla precedente saga, quindi li abbiamo inseguiti già al suo tempo prima, appena abbiamo visto la nuova trilogia, li abbiamo contattati e quindi siamo riusciti finalmente ad accordarci, anche perché è una buona casa editrice, buoni autori e Shem in particolare, anche proprio come persona è molto una bella persona, insomma, fa piacere collaborare. Okay. C'è qualche progetto in uscita, qualche novità che puoi darci in anteprima? Se c'è. Chiaro che c'è sempre molto in discussione, le cose ufficiali arrivano sempre dopo, però di certo per Modena forse prima avremo il nuovo scatola base di Boss Monster, che sarà Boss Monster l'alba dei mini boss, quindi la nuova scatola base. Ristamperemo probabilmente Boss Monster 1 perché la richiesta inizia a essere pressante. Ok. E Architetti l'anno prossimo sarà il nuovo titolo del Regno Occidentale. Titolo provvisorio è Paladini, però potrebbe cambiare. Ok. E forse proveremo a espandere la collaborazione con la Garfield Games con altri titoli al di fuori della saga. Benissimo. E allora niente. Noi ti salutiamo, ti ringraziamo per il tempo e alla prossima. Grazie. Ciao. Ciao. Eccoci qua, ci troviamo con Stefania e Marco, gli autori di The Long Road. E niente, vi vogliamo chiedere come è nato questo gioco, l'idea, da che cosa è nata? Allora, ti stupirà, ma non ce lo ricordiamo più, cioè è incredibile. Le nostre idee nascono così, sono estemporanee, così. Nascono dai viaggi, da quello che vediamo, dai sogni di Marco, cioè Marco... Sì, Marco ha questa prerogativa, che sogna che gli spiegano i giochi. Perfetto, sì, cioè per un autore penso sia... No, non è lasciano metà. Ah, e vabbè, l'altra metà ci devi mettere qualcosa di tu. Quindi però... è come dire che i sogni diventano realtà in questo caso, cioè è proprio il caso di dirlo. Di questo sinceramente non ci ricordiamo più. In quel periodo, l'unica cosa che c'era in quel periodo, c'era nostra figlia che era in stava facendo la quarta superiore in Nebraska. Wow. E quando ci sentivamo ti raccontava di questi campi di grano, le mucche. Le mucche che facevamo. Gli allevamenti di mucche. E quindi... Poi lei abitava presso una famiglia di agricoltori. Ok. E di allevatori. Per cui, quindi ha vissuto proprio il bestiame, l'ha vissuto proprio in pieno. E infatti all'inizio, ora sono tre destinazioni, la prima versione aveva quattro destinazioni, partendo dal centro degli Stati Uniti, andava in Nebraska, Colorado, Wyoming, per cui può darsi, però non te lo può esatto, infatti stavo chiedendo proprio questo, può darsi che uscirà forse qualcosa, un'espansione. Si è legato a quello. Bene,
E niente, vabbè, noi giocando ci avete raccontato poi prima il fatto dei personaggi, e comunque erano tutti personaggi ben ideati. In The Long Road ci sono 30 personaggi con abilità tutte diverse. Ok, sì. Che passano, ogni giocatore ha 5 personaggi, però questi personaggi poi girano, sì, durante la partita, si rimescolano fra i giocatori. Nella prima versione erano 6 o 7. Sì, poi si sono espansi, poi ci siamo fatti prendere la mano, ma soprattutto anche per creare un prototipo accattivante, per farlo playtestare, okay, avevamo inserito tante immagini da internet, okay, di attori e personaggi famosi del mondo, attori del importanti, quindi per cui non era gioco lo sceriffo, ma gioco Gary, esatto, Cooper, gioco Tex Willer, gioco, quindi era un mix tra i più grandi personaggi del genere, un plagio assurdo, esatto. E poi niente, comunque è stato, diciamo, adattato, rivisitato, ed è uscito comunque un grande lavoro, perché comunque i personaggi sono belli, anche i disegni e tutto quanto. Quindi noi ti diciamo per forza di sì, perché siamo di no, parte, ma ve lo dico anche io, proprio sinceramente. Va bene, e allora niente, vi salutiamo, vi ringraziamo. Grazie e ci grazie vediamo poi prossimamente, come abbiamo siamo già detti prima, nelle varie fiere. Ok. Grazie ancora, grazie. Ciao. Grazie mille. Ciao. 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 Eccoci con Alessandro, l'autore di Creepy Fall. Alessandro, niente, ti faccio poche semplici domande. Innanzitutto, come è venuto fuori questo gioco? Allora, io ho fatto matematica. Okay. Come regalo di laurea al nostro amico abbiamo fatto un gioco scherzoso. Bene. Che riguardava un gioco di piazzamento pedine in ambiente accademico, che dovevi fare la tua laurea a Pisa. Ok. Poi, siccome il gioco era piaciuto molto, questa cosa è diventata un progetto per un gioco successivo. Anche okay, abbiamo scelto questo tipo di ambientazione. Come è venuta questa ambientazione? È una passione? Allora, non è una grossa passione, però mi sembrava la più simpatica per fare da un adattare gioco. Esattamente, ok, ok. Esattamente. C'è qualche altro progetto che stai cercando di portare avanti, che stai lavorando? Nell'ambiente dei giochi da tavolo, sì. Diciamo sono leggermente fermo perché mi sto dedicando allo sviluppo di un gioco di miniature. Ok. Quindi diciamo un po' nella sfera dei giochi a tavolo, un po' no. Un po' no. Si parla comunque di modelli da assemblare, quindi con qualche giocatore più purista può, diciamo, che può apprezzare a pieno. Comunque sicuramente nel futuro prossimo mi ridedicherò a qualche gioco da tavolo. Allora ti ringraziamo, grazie per il tempo che ci hai dedicato. Grazie e niente, voi. Ci vedremo poi con le future uscite, semmai, e ci vediamo nelle fiere. Certamente. Ok, grazie. Eccoci con Arianna dell'Oplay. Allora Arianna, te vogliamo chiederti, parlaci di questo gioco, nel senso, dici qualcosa di questo gioco che noi abbiamo provato, vogliamo far sapere a chi guarda il video che cosa c'è dentro a questa scatola. Bene, guarda, lo facciamo vedere subito cosa c'è. Se c'è. Anche se il gioco in realtà è tutt'altro che nella scatola, perché esatto, il materiale non fa veramente capire la complessità che c'è dietro. Dico questo perché il gioco si svolge tutto attraverso l'applicazione da smartphone ed è sviluppato molto bene tramite i codici QR. Okay. In particolare gli investigatori, quindi è un gioco cooperativo di investigazione, devono riuscire a risolvere il caso attraverso luoghi diversi, parlando con personaggi diversi. C'è la cosa secondo me vincente è la libertà totale, nel senso e se io voglio chiedere al personaggio, esatto, di questa cosa, glielo chiedo e lui mi risponde, cioè c'è un sistema. Grazie a questo QR code quindi possiamo anche dire che questo gioco proprio ti immerge all'interno del gioco, però manca una cosa fondamentale. Sono gli occhialini. Vai. Eccoli qua. La modalità realtà virtuale. Tieni, fai vedere. Si inseriscono nello smartphone e il giocatore può osservare la scena del crimine a 360 gradi, quindi anche in alto, in basso, in girato, ed è come se si trovasse nella scena del crimine, cercando di vedere più indizi possibile e spiegare agli altri giocatori, esatto, cosa vede, in modo che si possano raccogliere tutte le prove, catalogarle e poi interrogare i sospettati a proposito di queste. Noi lo abbiamo provato poco fa e dobbiamo dire che effettivamente è la perfezione per un gioco di investigazione, quindi tra indizi da trovare, da descrivere, perché poi gli indizi vanno descritti ai compagni, deve esserci comunque una sintonia tra chi gioca a questo gioco. Niente, che dire, a noi è piaciuto tantissimo,
Il gioco è veramente bello, questa particolarità degli occhialini, applicazione, è tutto quanto un misto che funziona alla grande. Quindi niente, noi cogliamo l'occasione per farti i nostri complimenti e farli di conseguenza a tutta l'Uplay che è al creatore del gioco, tra l'altro. E niente, ti salutiamo, grazie per il tempo che ci hai dedicato e alla prossima. Siamo con Max della MS Edizioni. Allora, noi ti vogliamo fare tre semplici domande su tre giochi. Tre semplici giochi? Diciamo semplici, semplici no. Beh, io... vabbè, però ci sta, ci sta. Ok, partiamo allora da Vast. Dici qualcosa di come è andata, come è arrivato questo Vast alla MS Edizioni. Allora, Vast ha una storia un po' particolare. Diciamo che ci è voluto un anno di lavorazione per l'Italia per riuscire a portarlo nel nostro paese. Ok. Quindi alle spalle c'è un lavoro immenso. Calcoliamo anche solo questo. Da parte nostra c'è stato un impegno incredibile. Considera questo. Abbiamo preso la traduttrice e l'abbiamo messa ai lavori forzati. Le abbiamo fatto provare veramente tutti e cinque i personaggi. Ok. Perché la traduzione venisse veramente bene. Bene, in modo che... Esatto. Non abbiamo preso nulla da internet. Ah. L'abbiamo proprio preso e cestinato. Quindi... Wow. Diciamo è stato un lavoro meticoloso comunque. Meticoloso e da appassionati più che... Certo, in modo che diciamo... non scappasse nulla fuori dai esatto, binari. Se poi ci sarà scappato qualcosa... Oh. Un altro titolo che a me è piaciuto tantissimo, lo sai bene, The Faceless. The Faceless, bene. Allora, The Faceless ha una storia molto bella perché è nato tutto da un prototipo, da idee, dal connubio di un'altra casa editrice la quale si è completamente occupata del Kickstarter, mentre noi abbiamo preso tutto quello che riguardava il retail per il mondo. Quindi per noi dobbiamo ringraziare sicuramente l'Alter Ego per aver collaborato con noi su questo progetto. Loro hanno fatto un Kickstarter meraviglioso e noi siamo riusciti a portare in Italia in tempi record un prodotto davvero eccezionale e soprattutto qualcosa di innovativo. Perfetto, allora l'ultima domanda sull'ultimo gioco, Paperback. Allora, Paperback... Raccontaci la storia. Ecco. La storia è molto semplice, nasce dalla passione di un gioco. Ok. Ovviamente nasce dalla lingua inglese. Sì. E è stato provato da me e da Paolo su nel treno mentre andavamo a una fiera a Milano. Proprio? Sì, sì, proprio l'abbiamo provato, lui l'aveva già provato, si era innamorato, me l'ha fatto provare e abbiamo deciso, e soprattutto deciso, ci siamo chiesti come mai nessuno l'aveva mai portato in Italia. E la risposta qual è? La risposta è che c'è da farci, ci siamo fatti un gran beep per riuscire a trasmutare tutte quelle lettere, quelle in italiano, perché abbiamo dovuto cambiare le lettere, perché ovviamente c'erano le K, le Y, lettere e via dicendo. Quindi abbiamo dovuto metterci lì, controllare le tabelle. Abbiamo fatto un gran lavoro. Ci credo, diciamo... ci credo ed è riuscito anche bene. Anche questo l'abbiamo provato ed è veramente veramente bello. Ok, l'ultima domanda. C'è per caso qualche novità, qualcosa che ci puoi dire? Allora, guarda, ti faccio spostare in qua. Così vedi. Eccoli qua. Guardate che effetto speciale abbiamo anche quello che lavora le luci. Come potete vedere, siamo moderni, abbiamo l'intero impianto. Per quest'altro anno abbiamo grandi novità. Prima di tutto Root, il nuovo gioco dell'inventore di Vasto. Ah, ok. Esattamente. Lo faremo uscire, se Dio ci assiste, se va tutto bene, prima di Modena. Okay. Non ne siamo sicuri perché il lavoro è tanto. Lo faremo uscire sicuramente con già l'espansione. Okay. E un altro lavoro che cercheremo di portare avanti, di portare a Modena, sarà Underwater Cities e The Awakening. Due titoli veramente eccezionali. Il lavoro è tanto. Spero di potervi dire che queste date sono reali.
e diciamo, come spesso accade, non sono proprio perfetto, delle fake news. Vabbè, prendendo. E quindi ci proviamo, noi ci mettiamo l'impegno, vediamo di farcela. Va bene, con questo è tutto, noi ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato e ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti, ciao. Eccoci qui, ci troviamo con Simona e Ambra della Asmodi e anche a voi vogliamo fare una piccola domandina. Innanzitutto iniziamo con Nictofobia. Di che cosa parla questo gioco e qual è la sua particolarità? Allora, ciao a tutti ragazzi, Nictofobia è una novità che è appena arrivata. È nuovo perché non è il solito gioco in cui bisogna giocare delle carte, giocare dei dadi, okay, o avere una strategia particolare, ma è un gioco che potremmo definire alla cieca, ovvero si indossano degli occhiali oscuranti e dove non si vede completamente niente, quindi si gioca davvero quindi alla cieca. Alla cieca si va solo. Non si vede niente e c'è praticamente un tabellone che adesso poi vi faremo vedere e si interpretano delle persone che si sono perse in un bosco, c'è un tabellone, una persona fa il master, quindi gestirà il gioco e sarà il killer. Killer seguirà e aiuterà le persone che solo con praticamente il senso tocco del tatto delle dita dovrà toccare, tastare la propria pedina e cercare di arrivare alla macchina. Quindi per scappare dal killer. Quindi tra amici ci sarà qualche predatore che cercherà di prendere gli altri. Esattamente. Bene. Qua o si muore insieme o si vince insieme. O si vince insieme. Il primo che muore perde la partita. Ah, tutti quindi. Non si può. Se muore uno. Bene, quindi è un cooperativo proprio anche a cardiopalma a questo punto, perché abbiamo un aggressore che ci cerca. Ok, passiamo ad un altro titolo quindi. Unearth, anche qui, di che cosa parla questo gioco e qual è la sua particolarità? Sì, anche Unearth è appena arrivato, quindi era super novità e molto interessante perché è un tipo di gioco gestionale in cui siamo dei costruttori, okay, dobbiamo ricostruire delle meraviglie praticamente tirando dei dadi sopra le carte, quindi bisogna cercare di vincere le carte rovine tramite dei dadi, quindi si vince sia con un numero basso che con un numero alto, perché tirando un numero basso si vincono delle gemme che portano a vincere delle meraviglie che daranno un altro punteggio, con il punteggio alto invece si può vincere la carta. Okay. Quindi è un po' in stile fortuna, ma si giocano anche delle carte costruttore che ti daranno degli aiuti prima di tirare i dadi e quindi l'obiettivo è fare il punteggio maggiore. Vedo qui sopra che comunque i dadi non sono solo i classici dadi. No, ci sono 3 di 6, 1 di 4 e 1 di 8. Ok, quindi anche dadi diversi per una volta, sì, almeno in un gioco da tavolo. Assolutamente, molto molto carino anche questo, se ti piacciono i gestionali okay, più particolari, sta piacendo molto e grafica bellissima. Sì, la grafica infatti già è bella anche solo la scatola. Eccoci qui con l'ultimo titolo, quindi vi chiedo adesso a te di cosa si parla in Keyforge, che cos'è? Allora, Keyforge innanzitutto è una nuova tipologia di gioco. Perfetto. Richard Garfield, l'autore di Magic, ha creato appunto questa nuova tipologia che è definita Unique Deck Game, quindi non è più un collezionabile, non è un LCG, ma è un gioco di carte in cui ogni mazzo sarà unico. Il mazzo che io andrò a comprare non ce l'avrà nessun altro in tutto il mondo. Il gioco di per sé appunto ha le meccaniche tipiche, diciamo, dei giochi di carte. L'obiettivo è raccogliere ambre per forgiare le chiavi, quindi ogni 6 ambre forgiamo una chiave, il primo che forgia 3 chiavi vince. Di base la struttura del gioco è molto semplice. È quella, ok. Appunto la cosa particolare sarà la scoperta dei mazzi. Ci sono 7 casate diverse, ogni mazzo da 36 carte raccoglie carte di 3 casate e quindi ci sarà un po' la ricerca del mazzo più forte piuttosto che del mazzo con le casate che preferisco. Ok, il mazzo è poi modificabile o rimane sempre solo quello? No. Ok, quindi è quello. Un segnale, insomma, per cui le carte non possono essere modificate. Perfetto, mischiate. Quindi immagino i mazzi siano tutti abbastanza equilibrati e quindi rimane quello. Il livello è solo l'abilità al giocatore da vincere, quindi in questo caso? Sì e no. Ok. Nel senso che è stato previsto anche il fatto che ci possano essere mazzi più forti di altri. Perciò c'è un QR code, verranno diciamo segnati, insomma. In qualche modo ci sarà una sorta di classifica per cui verranno fatti dei tornei per i mazzi più forti, dei tornei per i mazzi più deboli, quindi sempre esatto, eventualmente verranno anche bilanciati in corso d'opera con delle penalità o dei vantaggi. Benissimo. Quindi è un gioco pensato al minimo dettaglio. Sì, i mazzi vanno a 10 euro l'uno, quindi aprirà diciamo le porte a un sacco di nuovi giocatori rispetto a quello che magari poteva essere Magic, ecco. Perfetto. Allora ragazze, noi vi ringraziamo, grazie veramente per il tempo che ci avete dedicato e niente, ci vediamo alle prossime fiere. Eccoci qui, ci troviamo con Barbara della TV Giochi.
Ciao Barbara, ciao, volevamo chiederti, puoi raccontarci qualche particolare su come nasce, da dove arriva Catalyst, il gioco diciamo su cui state puntando parecchio in questo momento? Sì, è il nostro gioco di punta della fiera, nasce, è nato circa 3 anni fa. Quindi, un bel percorso. Un bel percorso, ha avuto lunghi anni di playtest. In pratica era un gioco che era stato presentato da un autore svedese e infatti per lungo tempo è stato chiamato il gioco degli svedesi in ufficio da noi come gergo, insomma, per definirlo, e ha cambiato anche diversi titoli. Quindi ha subito un lungo percorso di sviluppo, dopodiché i nostri sviluppatori interni di fatto hanno modificato in modo radicale le regole. Infatti l'autore attuale, quello che è scritto sulla scatola, è Permarro da Ser, sì, che è un acronimo. Cioè sono i pezzi dei nomi degli sviluppatori, dell'autore iniziale. Ah, quindi è un misto tra più persone. Esatto. Bello. Come funziona più o meno il gioco? Allora è un gioco di carte di combo in cui appunto bisogna cercare di combinare gli effetti delle carte Catalyst con gli effetti delle carte di Fischio e di attivarli a catena. Quindi il giocatore sostanzialmente... Delle combo, combinazioni di effetti. Quindi sempre, ok, quindi andrà sempre a crescere il potere di questi catalisti. Dipende se sei stato bravo a gestire le tue risorse. Ovvio. Quindi c'è anche parecchio dell'abilità del giocatore. Molto. Infatti la caratteristica è il fatto che è un gioco light, nel senso affrontabile benissimo anche da un non giocatore, però ha una notevole profondità. Infatti anche i gamer gradiscono il genere. Lo apprezzano parecchio. Come filler, diciamo un po' più lungo della media dei filler, ma... Benissimo. Ok, allora, ti ringraziamo, grazie per il tempo che ci avevi dedicato e niente, ci vediamo poi nelle prossime fiere. Grazie a voi. Eccoci qui con Elisa della Granio Creation. Ciao Elisa. Ciao, grazie. Allora, con te volevamo parlare innanzitutto di Barrage. Come sta andando la situazione di Barrage nel Kickstarter? Dici due parole. Allora, sta andando molto bene, siamo molto soddisfatti della nostra prima campagna. Siamo molto vicini a nuovi stretch goal molto interessanti, quindi aspettiamo di raggiungere 250.000 per bene. Sbloccare le strutture personalizzate. È andata molto bene. Sì, siamo felici e il solo mode Tesla, che sappiamo che è molto atteso da tutti i vari baker. Perfetto. Seconda domanda invece su Newton. Sì. Sta andando alla grande anche Newton. Siamo molto soddisfatti di come è andato. Prima di Luca è andato molto bene ad Essen, abbiamo fatto sold out noi, come ha fatto sold out Asmodee Germania, che lo aveva già in distribuzione, per cui siamo molto molto contenti. Anche su Luca siamo ormai veramente alle ultime copie. Perfetto, due paroline, Newton che cos'è più o meno, come funziona in sintesi? So che è difficile, certo, però... No. Facciamo una cosa veloce. Allora, innanzitutto siamo degli scienziati nel XVII secolo e il nostro obiettivo sarà quello di completare delle teorie ed accrescere la nostra conoscenza. Benissimo. Prima di tutto lo faremo andando a lavorare sulla nostra biblioteca personale, e per fare questo la meccanica di base del gioco è un deck building, per cui avremo un pool di carte azione da giocare, 5 in ogni round. Alla fine del round andremo a posizionare una delle nostre carte sotto la plancia e questo ci permetterà di potenziare man mano quelle che sono le nostre azioni, perché il valore dell'azione è dato dal numero di simboli che avremo attivi sulla nostra plancia. Perfetto, in maniera sintetica alla perfezione. Perfetto. Ok, noi ti ringraziamo. Grazie a due voi, semplici ragazzi. Domande, grazie per il tempo che ci hai dedicato e niente, arrivederci alla prossima fiera poi. Grazie mille. Ciao, grazie. Ciao. Siamo con Anna della Genos. Ad Anna volevamo chiedere qualche informazione su qualche titolo. Sì. Iniziamo con Riff. Se ci puoi spiegare com'è, di cosa parla questo gioco? Allora, nel Riff dovete costruire il vostro corallo, quindi in base alle carte che scegliete di prendere, prendete il corallo con i coralli colorati e le mettete sulla plancia, anche su più livelli, per cercare di prendere più punti possibile, formando la combinazione che è suggerita dalle carte che avete in mano. Ok, quindi poi queste carte ci daranno i punteggi maggiori. Esatto. E ci faranno. Bene, quindi è un gioco su cui puntate comunque? Assolutamente su cui puntare, siamo diciamo come stile di gioco e come livello di gioco a livello di Azul. Perfetto, allora mi aggancio direttamente a questa cosa. Azul, come sta andando?
bene. C'è poco da che dire, sta andando veramente bene. Ok, un'altra domanda, sì. Su un altro gioco che abbiamo intravisto qui in fiera, Le strade d'inchiostro. Le strade d'inchiostro è un gioco della Horrible, per intenderci, pozioni esplosive. Ok. Esce in due formati, la versione rossa e la versione blu, perché diciamo così hanno ognuna la propria caratteristica come espansioncina. Ah. Sono due piccole scatolette e con il pennarello bisogna disegnare la strada che è suggerita dal lancio dei dadi per cercare di formare questa strada coerente. Certo, con il percorso indicato. Quindi la versione blu e la versione rossa sono due versioni differenti. Esatto. Ah, ok. La struttura base del è sempre quella. È analoga e cambiano poi le caratteristiche. Ok. Un'ultima domanda, c'è qualche novità che avete in programma per il futuro? Allora, una novità che non è arrivata adesso, però okay, purtroppo per nave è Wugong, che è un gioco che state tutti aspettando e arriverà questa settimana. Ma perfetto, quindi c'è già subito dopo Luca c'è un altro botto, diciamo. Esatto. Benissimo, allora, bene, grazie mille grazie per il tempo, ti ringraziamo e ci risentiremo poi alle prossime fiere. Grazie. Ciao, ciao. E niente, il video è finito. Esatto. Le interviste le avete viste, le persone le avete riconosciute sicuramente. Grazie, esatto. Ancora grazie a tutti quanti. Cioè, qui comparirà un thank you enorme, sì, gigantesco. L'editing per sì, voi. Sì, sì, anche qui sopra. Di me. Esatto. Scomparirà lui. E come in ogni video vi dico, spolliciate, condividete se vi è piaciuto, commentate con cose buone, cose negative, critiche costruttive, tutto, noi accettiamo tutto. E come vi ho detto prima, ci vediamo per il Modena Play e per anche lì un resoconto e delle interviste tutte per voi. Ciao, ciao, ciao. How far can we get if we sail a little